Ed eccoci qua, ciao a tutti amici di WeArena, da Sev ovviamente, questo grande pomeriggio di sport, non sono solo ma sono accompagnato da un amico, ormai membro del nostro team di WeArena, conosciuto come il Merci, all'anagrafe Marco Mercieca. Ciao Merci, è stato un piacere qua averti con noi. Ciao Sev, piacere tutto mio e un grosso saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ci aspetta una bella serie di partite tutte da vedere. Assolutamente sì, Merci. Infatti, come anticipato, questo pomeriggio è dedicato all'eSport. Quindi, da oggi, per i prossimi tre venerdì, su questo canale vedranno sfidarsi quattro team dell'eSport legato appunto ai club calcistici della Serie C sul titolo di FIFA 21. Cosa ne pensi di questo campionato, Merci? Penso che il girone all'italiana farà vedere poi alla fine con i playoff finali effettivamente chi sarà la squadra più forte. È chiaro che l'attesa è per una prossima partecipazione un po' più ingente, un po' più ampia da parte di diverse squadre della cosiddetta Serie C, della cosiddetta terza categoria nostra. Per cui quello è l'attesa da parte di tutto il movimento eSport. E noi ce l'auguriamo, infatti cominciamo oggi con questo evento che diciamo penso che sia proprio, se non il primo, uno dei primi online su Twitch quantomeno, e direi che andiamo a presentare subito i nostri ospiti di questa competizione, ovvero le quattro squadre che partecipano alla nostra Week Up. Partiamo appunto dal team Albino Leffe WeArena eSports Team. Merci, cosa ci puoi dire su questa squadra, che ovviamente conosciamo, e sul player Van Basten 9 Marco Laudisi? Player di assoluto livello, player che riesce a coniugare una fase difensiva molto rocciosa, molto solida, molto concreta, ha invece un attacco capace in ogni istante di poter trovare, tra virgolette, la magia, di poter trovare la chiave per scardinare le difese avversarie. Player, ripeto ancora, di assoluto livello. Assolutamente, d'accordo. Passiamo al secondo team. Parliamo dell'Aurora Pro Patria, abbiamo avuto già modo di conoscere questo team e il suo player del Renato 91, René Colombo all'anagrafe, proprio su questo canale grazie ai due show match contro l'Albino Leffe e WeArena che abbiamo trasmesso qualche tempo fa. Merci, cosa hai da dire su René che lo conosci già? Renato è un player che io definisco in fieri, cioè un player in divenire, un player che si sta formando e un player del quale sono veramente molto molto curioso di vedere i progressi e di vedere, diciamo così, le migliorie che ha apportato al suo stile di gioco e al suo livello di gioco. Ha già dimostrato di poter migliorare parecchio da un match con l'altro. Per cui sarà molto molto bello, molto molto interessante capire anche nel corso dei vari match, quindi non soltanto quelli di oggi, ma anche quelli delle prossime settimane, come salirà il livello appunto di Renato, visto che ha già dimostrato di imparare presto la musica alla quale bisogna ballare, mettiamola così. Assolutamente d'accordo. Andiamo a vedere anche il nostro terzo team, che è il team della Cavese. È un team che già conosciamo, è un team nato nella primavera del 2020, lo conosciamo appunto nell'ambiente WeArena, infatti il loro primo showmatch è avvenuto contro il nostro team della SPAL WeArena. Il suo player è Mario Bottiglieri, in arte Zeta Raiden 96. Assolutamente un player solido, un player anche qui che coniuga un'ottima fase difensiva, una fase offensiva invece dove sicuramente farà vedere tutte le sue qualità. Sarà molto molto curioso vederlo all'opera in questo quadrangolare. Assolutamente d'accordo. Come ultimo ma non per importanza abbiamo il Monopoly Sports Team, che presenta ben due giocatori nel loro roster. Infatti è il team più longevo fra i quattro, nasce nel 2019, non ha mai cambiato i player, parliamo appunto di Daniele Formica, in arte Zanark, e Domenico Carnimeo, ITZ Domi 97. Merci, conosci già questa squadra? Assolutamente sì, non solo conosco la squadra eSport ma anche la squadra, diciamo, di calcio reale. È una squadra che ha parecchie tradizioni che vengono riportate assolutamente nell'eSport, come dicevi tu. I player sono stati mantenuti fin dal 2019, per cui hanno sicuramente avuto modo già di testare più volte quello che è la modalità showmatch, e siamo curiosi assolutamente di andare a vedere anche loro alla grande. Merci. Ah, noi sappiamo che i player ormai sono pronti, non vedono l'ora, stanno là che stanno tremando con le mani sul joystick, ma prima di cominciare ovviamente ti lascio spiegare come funziona bene questa competizione. Certo, allora si svolgerà con un girone all'italiana ovviamente spalmato su quattro settimane, quindi i prossimi tre venerdì più questo quattro, ci saranno match di andata e di ritorno.
ci sarà una classifica finale che poi si concluderà appunto con i playoff, dove andremo a vedere sicuramente la prima contro la quarta classificata della classifica generale e la seconda contro la terza. Assolutamente. Aggiungo solo che ovviamente, essendo due partite che si svolgeranno tutti i venerdì, mostreremo in diretta l'andata della prima partita e successivamente il ritorno della seconda partita. Quindi ovviamente vi daremo tutti i risultati sempre in diretta. Poi sul nostro canale Discord, quindi fate punto punto esclamativo Discord per avere il link, entrate nel nostro server e troverete tutte le indicazioni su questo torneo e ovviamente anche i risultati. Al termine di ogni partita andremo a conoscere i propri protagonisti con una breve intervista e qualche domanda dal nostro Merci, che è anche allenatore e-sport, no? Assolutamente sì. Non vedo l'ora di andare a sviscerare con i player direttamente alla fine della partita quelli che saranno i temi che ci proporranno appunto i vari match. Assolutamente. Allora, come prima partita appunto abbiamo l'Albino Leffe Wearing Esports Team con il nostro giocatore Marco Laudisi, Van Basten 9, che fronteggerà la Cavese di Mario Bottiglieri in arte Z Raiden 96. Merci, io a questo punto ti lascio la palla e ci vediamo dopo. In bocca al lupo a tutti quanti. Grazie ancora Sev, con immenso piacere ci apprestiamo alla telecronaca a narrarvi quello che sarà il match che vedrà appunto di fronte, da una parte per l'Albino Leffe We Arena, Marco Laudisi che affronterà con la Cavese Mario Bottiglieri. Andiamo immediatamente a seguire quello che sarà il match. Vedete qui invece la formazione della Cavese Esports, vedete già qualche faccia nota, soprattutto nella fase di centrocampo e di attacco. Vediamo Neymar, vediamo Mbappé, vediamo Eric Cantona, ma ormai è quasi tutto pronto per l'inizio del match. Sarà l'Albino Leffe, da sinistra alla destra dei vostri teleschermi, a dare il calcio d'inizio. Ultime correzioni di formazione. Vediamo un 4-4-2 con il centrocampo a rombo per quanto riguarda Marco Laudisi, che sarà il primo a dare il via. Partiti, pallone che finisce in fallo laterale. Ames per Rashford, in avanti verso Guimaraes, pallone sbagliato però nel passaggio in profondità. Recupera il pallone Joe Gomez, scambia con Varane. Come abbiamo già visto nei match precedenti da parte di Marco Laudisi, viene prediletta sempre la costruzione dal basso. James Tavernier, Stoichkov nella zona di tre quarti campo, l'imbucata in avanti a cercare l'enfant prodigio del calcio francese Kylian Mbappé, che scambia con Mendy, all'indietro per Lam. Siamo al limite dell'area di rigore, Alessandrini cerca spazio, lo trova cercando Kylian Mbappé che gli ridà il pallone, attenzione, fermato al limite dell'area di rigore, ancora Stoichkov cerca un compagno, scarica all'indietro per Kanté, sulla destra per Romain Alessandrini, ancora Kanté in orizzontale, si va da Philippe Lam con l'esterno per Neymar, le finte di Neymar, sulla sinistra c'è spazio per Mbappé, all'indietro verso Mendy, Mendy vuole il fondo, attenzione, cerca di dare il pallone in mezzo, viene fermato da João Cancelo, ottimo, in fase di interdizione. Match assolutamente ancora completamente in equilibrio per quanto riguarda questi primi 8 minuti, rimessa laterale in favore dell'Albino Leffe We Arena, pallone per Kanté. Kanté vede sulla destra l'avanzata di James Tavernier, si ferma, all'indietro cerca nuovamente il passaggio per Alessandrini, viene anticipato però il francese e può ripartire la Cavese Esport con Kanté. Ancora il centrocampista del Chelsea che allarga sulla sinistra verso Mendy, scambio fra i due ripetuto, Mendy in avanti per Eric Cantona, l'ex Manchester United, serve Neymar, i doppi passi e finta da parte di Neymar, costretto all'uscita e tornare indietro verso Mbappé, attenzione Cantona, limite della di rigore, fermato da Varane che si appoggia all'indietro per Pope che controlla il pallone con i piedi. Difese solide, difese rocciose, come avevamo già avuto modo di dire in fase pre-match. Kanté, Romain Alessandrini, l'ex Marsiglia vede in profondità, ancora Tavernier, entra in area di rigore dal lato corto, passaggio in mezzo per Mbappé, attenzione alla finta di Mbappé col destro, Kylian Mbappé porta in vantaggio l'Albino Leffe We Arena Team Esport al minuto numero 17. Se avremo l'opportunità di vedere il replay, vedete un bellissimo bridge effettuato dal nostro Marco Laudisi, riesce poi a trovare lo spazio per la conclusione con il destro, nulla può il portiere avversario e c'è il vantaggio. Vedete qua il numero, la parte di Kylian Mbappé e il destro sul primo palo,
che non lascia scampo alla difesa della Cavese eSport. Vantaggio per l'Albino Leffe-UI Arena. Riparte, riprende il match con Mendy, che gira su Kanté. Si è fatta trovare impreparata in una delle primissime occasioni la difesa della Cavese, che sicuramente vorrà immediatamente riportarsi sul punteggio di parità. James in avanti a cercare Neymar. Neymar in avanti ancora verso il cantonale, finta da parte del francese Rashford. Manchester United cambia gioco a cercare Neymar, anticipato. E siamo già dall'altra parte con l'altro Neymar, quello dell'Albino Leffe-UI Arena, quello di Marco Laudisi. Mendy. Mendy allunga la falcata sulla fascia sinistra. Verticalizza a cercare di trovare Kylian Mbappé in posizione di offside, però. Guardaline segnala la posizione di fuorigioco. Si riparte con un calcio di punizione in favore della Cavese eSport. Kanté. Sulla sinistra per Mbappé, che gli ridà il pallone di prima. Ancora Kanté. Schierata la difesa di Marco Laudisi. Guimaraes. Con l'esterno per Cantona. Gabbia intorno ad Eric Cantona. Gli impedisce di controllare il pallone nel migliore dei modi. Infatti perde la sfera. Attaccante francese. Riparte ancora l'Albino Leffe-UI Arena con Philipp Lahm. Mbappé controlla bene il pallone, lo allarga per lo scatto da parte di Mendy, che mette il pallone in mezzo, cross passo fermato da parte questa volta della difesa della Cavese eSport, che si è dimostrata assolutamente di livello. Mendy alza palla al piede, ancora Mendy in mezzo da angolo Kanté. Lo stesso Mendy controlla il pallone sulla fascia sinistra, attende il pressing da parte degli avversari nel tentativo di far scoprire la difesa dell'Albino Leffe-UI Arena. Guimaraes di prima per Cantona. Siamo sulla tre quarti, attende lo spazio per l'imbucata e anche il tempo. Controlla il pallone ancora di Cantona, limite l'area di rigore, brigia anche per lui, sinistro, miracolo da parte di Pop, che allontana il pallone ma non è finita. Guimaraes l'indietro per Kanté. Cantona rolla il pallone ancora di Cantona, prova l'imbucata per Neymar, non arriva il pallone a destinazione. Mbappé, azione insistita da parte di Mario Bottiglieri. Ancora Mbappé. Colpo di punta per Kanté, che fa girare il pallone su Guimaraes. Cantona, gioco a tre. Ancora Kanté in possesso della sfera. In avanti per Mbappé, che ritorna ancora da Kanté. Cerca di far girare velocemente il pallone qui il player della Cavese eSport. Sbaglia qui Kylian Mbappé. Concede una rimessa dal fondo agli avversari. Pop. Corto su Varane, sulla destra per Tavernier. Ancora in avanti il laterale dei Glasgow Rangers. Kanté per Alessandrini. Sempre predilige la fascia a destra. In questa occasione Marco Laudisi, Stoichkov. Bella l'imbucata per lo scatto da parte di Neymar, che entra in area di rigore su di lui James. Gli porta via il pallone. Perfettamente posizionato. Ottimo l'intervento in fase di interdizione da parte dello stesso James. Mendy. Mezzo per Kanté nel cerchio di centrocampo a servire Guimaraes. All'indietro per Varandi, prima su Mendy. Verticalizzazione per lo scatto da parte di Kylian Mbappé. In mezzo a cercare Cantona, su quale c'è una vera e propria gabbia. Ancora Cantona, ancora Neymar adesso invece in possesso della sfera. Sulla sinistra per Mbappé, siamo al limite dell'area di rigore. Prova a girarsi il francese, all'indietro per Kanté. Ancora si va da Mbappé. Cerca lo scambio con Neymar, che non può ritagliare il pallone. Ancora Neymar, all'indietro per Guimaraes. Si riparte ancora, Kanté. Cerca lo spazio per l'imbucata qui Mario Bottiglieri. Sulla sinistra ancora Kylian Mbappé. Su di lui Tavernier. Kanté, scambio ripetuto fra i due, pallone che perviene a Neymar. Guimaraes, Kanté, ancora Cantona. Bella la finta di tiro, siamo al limite dell'area di rigore, Kanté. Finta da parte di N'Golo Kanté sulla sinistra per Mbappé, al limite del fuorigioco. Infatti l'arbitro segnala il fuorigioco da parte di Kylian Mbappé. Siamo alla fine ormai dei primi 45 minuti, che terminano in questo istante con il punteggio di Albino Leffe-UI Arena 1, Cavese eSport 0. È stato più cinico Marco Laudisi nel realizzare la rete dell'1-0 nell'unica palla concreta che ha avuto nell'arco di tutto il primo tempo. E si riparte invece con il calcio d'inizio che verrà dato dalla Cavese eSport. Rashford all'indietro per João Cancelo, l'ex terzino della Juve in orizzontale da Neymar. Si gira bene Onei, scambia con Rashford, ancora Neymar. Su di lui in ripiegamento Kylian Mbappé.
Adesso il raddoppio Mendy, ancora Neymar in possesso della sfera. La cede all'indietro, a rimorchio, c'è João Cancelo. Guimarães, scambio fra i due. Ancora Cancelo. Cerca di trovare il tempo e lo spazio per un eventuale passaggio in profondità. Guimarães, eccolo il passaggio in profondità per Neymar. La ruleta, ancora Neymar. Tocco corto verso Marcus Rashford che prova a ridargli il pallone in profondità, ma Mendy arriva in anticipo ed annulla questa opportunità offensiva da parte della Cavese eSport. Tavernier, N'Golo Kanté in mezzo verso Philipp Lahm. Ancora Lahm in possesso del pallone, la leggenda del Bayern di Monaco. Serve sulla sinistra Kylian Mbappé, che torna nuovamente da Lahm. In sovrapposizione si propone. Ancora Mendy. Scambia nuovamente con Lahm. Controllo del pallone da parte di Mendy. In mezzo per Kanté. Tre quarti di campo. Ancora Kanté. Stoichkov per Alessandrini. Attenzione, si sviluppa sulla destra l'azione del nostro Marco Laudisi. Fermato però da Mendy. Cancelo. Varane. Recupera il pallone Mario Bottiglieri qui. Mbappé in mezzo per Cantona. Avanza palla al piede ancora Eric Cantona. Serve Neymar. C'è spazio sulla destra per Rashford. Viene servito in questo istante. Su di lui Mendy. E finte ancora da parte di Marcus Rashford. In orizzontale per Neymar. Cantona. Attenzione al limite dell'area di rigore. Bello il passaggio per Neymar. Pallone sul destro. Murato. Guimarães. Pallone che termina fuori. Deviato, si va dalla bandierina, occhio all'assembramento in area di rigore, ci pensa Cantona, corto su Neymar, all'indietro verso Kanté, riparte da dietro l'azione della Cavese eSport con Neymar, sbaglia il passaggio ma ne approfitta ancora Kanté che alimenta l'azione ancora. Kanté con l'esterno, Eric Cantona, le finte da parte del francese. Ancora su Kanté, Cantona, in avanti per Neymar, Neymar col sinistro! Oney! Rimette tutto in equilibrio per la Cavese eSport al minuto numero 63. Siamo 1-1, molto molto bella la costruzione della manovra. Soprattutto si è preso in carico N'Golo Kanté di portare avanti la manovra e poi servire Neymar Junior che con il sinistro sull'uscita del portiere riesce a trovare l'angolo lungo su quale Pope nulla può. Adesso siamo sulle panchine dei due player, nello specifico quella di Marco Laudisi. E si riparte, vediamo qua il replay della rete da parte di Neymar con il sinistro. 1-1 il punteggio. Pallone che viaggia sulla sinistra a cercare Mendy in mezzo da Philipp Lahm. Adesso Marco Laudisi ovviamente ha bisogno di trovare mentalmente una stabilità dopo aver subito questo gol. Mendy, Mbappé, ancora Kylian Mbappé inseguito da Rashford, scarica il pallone su Cuadrado appena entrato sul terreno di gioco. Mané, Cuadrado, scambio ancora fra i due. Sadio Mané, sale la difesa da parte della Cavese eSport cercando di mettere in difficoltà il possesso palla dell'Albinone FW Arena. Varane. Varane sempre sulla destra per Mané. Attaccato da Kanté che gli sporca il pallone, poi lo recupera. Ancora Kanté adesso per il contropiede della Cavese eSport, che preferisce però ripartire da dietro con Mendy. Rallenta ad arte il ritmo qui Mario Bottiglieri. In avanti il pallone per Mbappé. Pallone che finisce out. Rimessa laterale. In favore di Van Basten 9. Battuta da Mendy per Mané. Ancora perde il pallone però qui in uscita Marco Laudisi, Kanté, Guimarães, Rashford, Mbappé, bello lo scambio tutto di prima. Circola molto velocemente il pallone per la Cavese eSport, che adesso invece si ferma, il doppio passo di Kanté, surplus, pallone in avanti verso Guimarães. Con la Rashford che prova l'imbucata di prima su Neymar, simile all'azione del gol che ha portato al pareggio. La Cavese eSport, questa volta non riesce, il trick. Tavernier. Sulla verticale per lo scatto da parte di Sadio Mané che è fresco contro Mendy, lo salta netto, vuole il fondo, anzi no, rientra, converge Stoichkov, pallone sul sinistro, Risto Stoichkov per il 2-1 dell'Albinoleffe Wi Arena al minuto numero 76. Approfitta di uno sfondamento sulla destra da parte di Sadio Mané, qui Marco Laudisi, pallone in mezzo per Risto Stoichkov. E si gira nel migliore dei modi e con il sinistro trova l'angolo lungo per realizzare la rete del 2-1. Ancora sulle panchine i due player.
Vediamo chi riuscirà in quest'ultimo quarto d'ora scarso, che manca alla fine del match, a tirar fuori il coniglio dal cilindro, a tirar fuori la magia, che possa portare il match da una parte o dall'altra. Ricordiamo ancora vantaggio in questo momento per l'Albino Leffe Wii Arena, 2-1, il match che sta per ripartire immediatamente. Vediamo qui il replay, buono il movimento da parte di Stoichkov e il sinistro, che non dà scampo al portiere avversario, 2-1 per l'Albino Leffe Wii Arena. Si riparte. Rashford, servito da Diaby, all'indietro verso João Cancelo. Terzino del Manchester City in orizzontale da James, ancora su Cancelo. Con l'esterno Guimaraes in avanti verso Neymar. Rashford attacca con quattro uomini qui la Cavese eSport, ancora Neymar. All'indietro Guimaraes di prima su Diaby, ha penetrato sul terreno di gioco Diaby. Le finte, costretto ad uscire dall'area di rigore, Guimaraes fa girare il pallone su Kanté, ancora per Guimaraes, subito per Neymar, controllo da parte del brasiliano, ancora Neymar, due su di lui, all'indietro scarica su João Cancelo, Diaby, Guimaraes, avanza palla al piede ancora Guimaraes, siamo al limite dell'area di rigore, prova il passaggio, filtrante, nel corridoio per Kylian Mbappé, non riesce, non arriva a destinazione il pallone, che adesso diventa di proprietà dell'Albino Leffe Wii Arena con Lam che scambia con Mendy. Ancora Mendy in avanti per Neymar, non ha nessuna intenzione di velocizzare il gioco. Qui Marco Laudisi ovviamente già in vantaggio. Lam all'indietro per Cuadrado, scambia nuovamente con il tedesco, ancora Philipp Lahm. Mbappé, su di lui Cancelo e in raddoppio Diaby, scarica l'indietro su Mendy, ancora Mbappé in orizzontale da Juan Cuadrado, terzino della Juve, dialoga con Lam, pallone che finisce sulla sinistra, la crocchetta da parte di Mbappé, ancora le finte dell'enfant prodigio del calcio francese, ancora Kylian Mbappé, i numeri all'indietro verso Lam, cambia gioco su Cuadrado, schierata perfettamente almeno in questo momento la difesa della Cavese eSport, che infatti recupera il pallone. Rashford all'indietro per Varane, siamo arrivati all'ultimo minuto di gioco, ultimo giro d'orologio. Guimaraes sulla destra per Diaby, James, João Cancelo, su di lui Mbappé, costretto a rientrare Cancelo da James, in avanti per Guimaraes, Lam in marcatura, Guimaraes prova a liberarsi, cerca Mbappé senza riuscire a trovarlo, e match che termina in questo istante con il punteggio finale di 2-1 in favore dell'Albino Leffe Wii Arena nei confronti della Cavese eSport. Match assolutamente molto molto equilibrato, nel quale però gli episodi hanno fatto la differenza. Mi devo smutare anche io, giustamente. Ragazzi, dicevo, benvenuti a Van Basten 9 e Zetaraiden 96, per, rispettivamente per Wii Arena Albino Leffe Team, eSports Team, e per Cavese eSport. Avete fatto un gran match, è stato veramente teso fin l'ultimo. E a questo punto comincerei proprio dal nostro Marco a chiedere proprio a caldo come è andata questa partita e cosa ti aspetti dal ritorno. Grazie, intanto buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi come sempre. E è stata una partita tostissima veramente, e devo fare i complimenti al mio avversario perché, come ho detto, è stata una partita molto molto tosta fin dal primo minuto. Ogni possesso di palla era fondamentale, e è stato un match mentale praticamente. Ogni minimo errore c'era il rischio che l'avversario potesse farti male. Assolutamente. Sono stato bravo a sfruttare le due occasioni che ho avuto, ma poteva finire in tutti i modi. Mario, ovviamente la stessa domanda anche a te, comunque complimenti per la prestazione, è stata Grazie. Veramente una partita tesa. Sì. Come ti è sembrata e cosa ti aspetti ovviamente dalla prossima? No, vabbè, è stata una partita molto equilibrata, gli episodi fanno la differenza su FIFA, io ho sbagliato in due occasioni e lui mi ha punito, però sono fiducioso per il ritorno perché comunque, appunto come abbiamo detto, la partita è stata equilibrata e quindi il ritorno sarà ancora più bello e ce la giocheremo. Assolutamente. Merci, volevi fare anche tu qualche domanda ai giocatori? Sì, è stato veramente un match, quasi una partita a scacchi fra i due.
nel quale, come dicevano entrambi, effettivamente gli episodi hanno fatto la differenza. Io volevo chiedere a Marco se l'ingresso nel secondo tempo da parte di Sadio Mané e quella scroppata sulla destra che ha portato poi al gol di Stoichkov potessero essere veramente la giocata determinante che ha deciso il risultato finale. Se secondo te è stata quella la giocata? Sì, sicuramente avere delle riserve tipo Mané o comunque giocatori veloci possono fare la differenza a un certo punto della partita, soprattutto quando gli avversari poi sono stanchi e quei giocatori lì fanno la differenza. Grazie, grazie Marco. Invece a Mario vorrei chiedere un'altra cosa. Se invece dal suo punto di vista mentale, visto che come dicevamo prima la partita è stata molto tattica, molto chiusa, molto bloccata, molto mentale per così dire, se dal punto di vista appunto mentale è stato brutto per te subire il gol quasi alla prima azione del match o al secondo, magari al secondo tentativo da parte di Marco? No, vabbè, alla fine siamo abituati su questo gioco a prendere i gol all'inizio di qualche tempo, però effettivamente quando parti 1-0, ovvio che la partita cambia perché devi recuperare, però non fa niente, siamo riusciti a fare l'1-1, poi ho preso il 2-1 nel mio momento migliore, secondo me, perché stavo difendendo bene, pressavo bene, ho fatto un errore sull'esterno e lui mi ha punito, però non fa niente, siamo fiduciosi per il ritorno. Effettivamente concordo con te, hai trovato proprio la chiave della partita, ha segnato Marco nel tuo miglior momento, posso essere assolutamente d'accordo, perché dopo aver trovato il gol dell'1-1 sembrava tu fossi un pochettino più confident, un pochettino più in fiducia, eri un pochettino più sicuro nei passaggi rispetto all'inizio, per questo sì. Ti dicevo se il gol subito all'inizio invece ti ha un pochettino destabilizzato, però effettivamente sono cose che succedono spesso e volentieri in FIFA. Sì, sì, vabbè, non fa niente. Adesso giochiamo il ritorno e vediamo come va. Tutto il tempo per riparti. Esatto. Assolutamente. Infatti, ragazzi, adesso li lasciamo andare a prepararsi per il secondo match, che daremo ovviamente il risultato in chiusura di trasmissione. Adesso andiamo a vedere il ritorno della seconda partita che si è tenuta poco fa fra Aurora Pro Patria di René Colombo e il Monopoli Sport di Daniele Formica. L'andata ha visto il Monopoli imporsi per 5-3. Quindi, ragazzi, io vi faccio un in bocca al lupo anche per entrambi i ritorni. Merci, ti ripasso la palla ovviamente. Grazie. E ci vediamo dopo. Grazie Steve, riprendiamo il racconto. E andiamo a vedere, curiosissimi, il ritorno fra Pro Patria e Monopoli, fra René Colombo e Daniele Formica, che si sfideranno per il ritorno del match, che come abbiamo sentito da parte di Steve si è concluso con la vittoria da parte del Monopoli per 5-3. Per cui c'è stato molto spettacolo e altrettanto speriamo di poterne vedere in questo match di ritorno che sta per avere inizio e si parte con il possesso per l'Aurora Pro Patria di Renato Colombo, Kanté, CR7 ancora con Kanté, Hernandez in mezzo da N'Golo Kanté, e come vedete è una costante in tante squadre, ovviamente fa più di un lavoro, come giocare quasi con un uomo in più. Ancora N'Golo Kanté, che gira verso Lothar Matthäus, ancora Kanté, Mbappé, primo possesso per l'Aurora, sbagliato qui il passaggio da parte di Kanté a cercare lo scatto di CR7, palla che finisce in fallo laterale, Mendy, primo possesso adesso invece per il Monopoli, con Roberto Firmino, CR7, Cristiano Ronaldo, su di lui Mendy, gli riesce a rubare il pallone ma fallosamente l'arbitro decreta un calcio di punizione esattamente sulla linea di centrocampo. Cancelo in avanti per Ronaldo, ancora Cristiano Ronaldo, Koundé su di lui, Cancelo in mezzo da Firmino, Mbappé col tacco per Bruno Fernandes, ancora Mbappé per Fernandes, fermato, riparte Matthäus, riparte l'Aurora Pro Patria, Eusebio, lancio lungo per lo scatto da parte di Mbappé, Varane in anticipo netto su di lui, recupera il pallone e lo cede a Mendy, pallone allargato sulla destra per João Cancelo, in avanti per Cristiano Ronaldo che scambia nuovamente con Mendy, ancora Cancelo in mezzo da Roberto Firmino, i numeri da parte del brasiliano militante nel Liverpool, Neymar in mezzo a due, riesce a mantenere il possesso della sfera, Bruno Fernandes, Roberto Firmino, scambiano i due, pallone in avanti per Mbappé, attenzione alla di rigore, Mbappé cerca lo spazio per liberarsi, costretto ad uscire, accompagnato all'uscita dell'area di rigore, attenzione, pallone filtrante in avanti verso Neymar, fermato dall'ottima uscita in presa bassa da parte di Hugo Lloris
e va al rinvio lungo con i piedi. Pallone che perviene a Mbappé, attenzione, scambio con Eusebio. Eusebio entra in area di rigore, ancora Eusebio, in mezzo per Mbappé, fermato all'ultimo istante. Prodigioso intervento difensivo qui da parte del player del Monopoli, da parte di Daniele Formica. E riparte, attenzione, lancio in avanti per Mbappé. Area di rigore, Mbappé, fermato. Attenzione sulla ribattuta. Pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, ma gioco che si ferma per il fuorigioco segnalato dall'assistente di linea. Riparte ancora la Roma Pro Patria, che perde subito il pallone, però adesso tocca al Monopoli con Mbappé. Mbappé per Neymar, attenzione, fermato Neymar proprio all'ingresso dell'area di rigore. Recupera il pallone ancora però Bruno Fernandes, lo cede nuovamente a Neymar. Neymar, pallone sul destro, Neymar per la rete dell'1-0 del Monopoli, grazie a Neymar Junior. Vedete gli occhialini con i quali festeggia la rete Onei. Vantaggio al minuto numero 19 con il destro, non ha lasciato scampo a Hugo Lloris, e passa in vantaggio il Monopoli, che già si è aggiudicato il match di andata. Vediamo se ci sarà una reazione immediata da parte di René Colombo. Mbappé fermato, Firmino all'indietro per Varane, di prima subito su CR7, che scambia con Cancelo. Viaggia molto molto velocemente il pallone quando è fra i piedi dei giocatori del Monopoli Sport. Attenzione qui Neymar, costretto a tornare indietro, si appoggia a Cancelo, subito in avanti per CR7. Ancora CR7 è fermato qui, recupera il pallone Mendy, lo cede a Matheus. Neymar cambia gioco sulla destra a cercare Eusebio, anticipato di testa, e ancora possesso Monopoli. In avanti con Neymar, CR7 fermato proprio all'ingresso dell'area di rigore. Si è già salvato in un paio di occasioni. Renato Colombo, attenzione qui a Eusebio sulla destra. Su di lui Varane, con l'esterno Eusebio per lo scatto da parte di Kylian Mbappé. Ancora Mbappé, salta l'avversario, Mbappé in mezzo per Matheus. Pallone che esce veramente di pochissimo con la deviazione da parte del portiere del Monopoli. Si riparte dalla bandierina, Mbappé. E finte l'elastico esterno, attenzione qui, pallone all'indietro per Varane. CR7 limite l'area di rigore, fermato Neymar, recupera il pallone Cancelo, galoppa sulla fascia destra, ancora gioco Cancelo, l'intervento è scivolato da parte di Koundé. Si riparte con un fallo laterale a favore del Monopoli, che fa girare il pallone Firmino, prova il passaggio sulla verticale senza riuscire. Kanté nel cerchio di centrocampo, allarga sulla destra per l'avanzata di Lucas Hernandez. Ancora Hernandez con l'esterno, va da Mbappé. Mbappé per Matheus. Tocco corto verso CR7, che prova ad allargare il gioco sulla sinistra, anticipato, e riparte di gran carriera il Monopoli con questo lancio lungo a cercare lo scatto da parte di Cristiano Ronaldo, anticipato dall'uscita in presa bassa sicura di Lloris. Quando ormai mancano 10 minuti al termine della prima frazione di gioco, sempre Monopoli in vantaggio per una rete a zero. Kulusevski, Neymar cerca di ridargli il pallone, in anticipo però c'è Lucas Hernandez, laterale del Bayern di Monaco, avanza palla al piede sulla verticale a cercare la perla nera Eusebio. Ancora Eusebio, il doppi passi da parte di Eusebio, Neymar in avanti per Matheus, doppi passi anche del tedesco, attenzione qui a Eusebio. Su di lui Mendy, lo salta netto, Eusebio vuole fondo, pallone in mezzo, colpo di testa, rinviato però questo pallone, allontanato, viene pulita l'area di rigore del Monopoli da parte della difesa. Riparte adesso l'azione offensiva, immediato il contropiede con Kulusevski, che ferma il pallone prima che questo oltrepassi la linea laterale. Ancora Kulusevski, avanza palla al piede, il cross in mezzo, l'uscita di Lloris, manda il pallone fuori dall'area di rigore, recuperato qui da Patrick Vieira. Kulusevski, Bruno Fernandes, il fuorigioco Kulusevski non può essere servito, infatti avanza palla al piede sulla destra Firmino, ancora per Bruno Fernandes. Mbappé abbattuto, tutto regolare per il direttore di gara. CR7 ancora sul pallone, Bruno Fernandes, attenzione c'è spazio, Neymar ha messo giù al limite dell'area di rigore, anche qui l'arbitro non fischia nulla, tutto regolare per il direttore di gara. E ultima azione di questo primo tempo per l'Aurora Pro Patria, che sbaglia il passaggio per Matheus qui. E primo tempo, prima frazione del di gioco che termina in questo istante con il punteggio di una rete a zero. Il vantaggio da parte del Monopoli Sport, che ha avuto qualche situazione pericolosa in attacco in più,
oltre ovviamente a quelle che vediamo dallo scout, che dice tre tiri nello specchio per il Monopoli, un tiro nello specchio per la Pro Patria. Ma oltre a questi tiri ci sono state anche diverse situazioni pericolose per entrambe le squadre. Siamo ripartiti. Possesso per il Monopoli. Con Mendy. Avanza palla al piede, si ferma. Controlla il pallone ancora il laterale francese che allarga sulla sinistra verso Kulusevski. Neymar, ne salta due, Neymar si invola, area di rigore, Neymar in mezzo per Mané. Eccolo qui il gol del 2-0 per il Monopoli, segnato da Sadio Mané al minuto numero 48. Bellissima la costruzione della manovra, soprattutto il tempo con cui Mendy ha allargato sulla sinistra. Poi il passaggio e il palto della muerte, come si suol dire. Passaggio comodo in mezzo e Mané non ha avuto nessuna difficoltà a depositare il pallone in una porta pressoché sguarnita. Vediamo se ci sarà una reazione ancora da parte di René Colombo. Neymar, area di rigore, fermato da Varane. Il lancio a lungo su Mané, l'autore del 2-0. Neymar, Bruno Fernandes, ancora il pallone per Neymar, c'è spazio. Occhio qui al contropiede rapidissimo da parte del Monopoli, pallone per Neymar. Neymar ancora da Mané. Mané col destro, meravigliosa la giocata da parte di Sadio Mané, ancora occhialini per lui e si va sul 3-0 per il Monopoli, doppietta di Sadio Mané. Molto molto bella anche qui la costruzione, anche se un po' più semplice visto lo sbilanciamento della difesa da parte dell'Aurora Pro Patria, che adesso è in possesso del pallone. Neymar all'indietro verso Kanté, con l'esterno si va da CR7, anticipato però non riesce a trovare sbocchi qui Renato Colombo, fa molta molta fatica a impensierire la difesa avversaria. Invece Monopoli che adesso imperversa, Mbappé entra in area di rigore, all'indietro verso Sadio Mané che faceva le parole per Bruno Fernandes, il sinistro di Bruno Fernandes che realizza il poker del Monopoli eSport. Bellissimo anche questo gol, questa finalizzazione da parte di Daniele Formica che va sul 4-0. Matheus controlla il pallone, Mbappé, CR7, ha più di mezz'ora di tempo René Colombo per cercare almeno di trovare una rete della gloria, una rete dell'orgoglio, ecco. Mbappé in avanti per Roberto Firmino, fermato, attenzione qui al contropiede da parte dell'Aurora Pro Patria con Eusebio, bella finta di tiro, ancora Eusebio, fermato però, proprio all'ingresso dell'area di rigore. Sadio Mané, ennesimo contropiede, in avanti per Neymar, fermato a sua volta. Matheus nel cerchio di centrocampo con l'esterno, va da Kylian Mbappé. Kylian Mbappé funziona lo scatto sulla sinistra, non viene servito qui Eusebio, attenzione, adesso sì, Eusebio in possesso della sfera, si gira, prova l'esterno per Kanté che si era proposto, con uno scatto in proiezione offensiva, non arriva a destinazione il pallone e c'è l'ennesimo contrattacco rapido da parte del Monopoli con Bruno Fernandes. Prova a saltare CR7, non ci riesce, parte il contropiede immediato, Mbappé fermato però. Un po' di confusione, squadre stanche, ormai mancano 25 minuti al termine. Possesso del pallone che cambia di frequente. Ancora Bruno Fernandes, in avanti per Neymar. Neymar l'imbucata per lo scatto da parte di Sadio Mané, solo davanti al portiere, l'uscita. Questa volta provvidenziale da parte di Hugo Lloris, che salva la situazione. Kanté. In avanti per Eusebio, di prima verso Kylian Mbappé. Attenzione ancora Mbappé, la finta, prova il destro al volo murato, il colpo di testa in seconda battuta. Pallone che arriva docile tra le braccia di Alisson. Prova a giocarlo sulla sinistra, ci riesce Kulusevski, Bruno Fernandes attaccato da Kanté, perde il possesso del pallone riconquistato dall'Aurora Pro Patria. Eusebio cerca lo scambio con Neymar senza riuscire a trovarlo però. Siamo già dall'altra parte, fermato dall'altro Neymar. Attenzione qui Mbappé, e finte, Mbappé entra nella di rigore, fermato immediatamente Mané. Mbappé, bello il gioco a tre con Firmino che dà il pallone in profondità per lo scatto ancora del giocatore del Liverpool, Sadio Mané in area di rigore, in mezzo per Neymar, manita, 5-0 per il Monopoli. Anche Neymar mette la sua firma sul tabellino dei marcatori. Troppo semplice questo secondo tempo, la fase offensiva da parte del Monopoli che ha trovato la realizzazione un po' in tutte le maniere. E adesso Aurora Pro Patria che è in possesso del pallone, sbaglia il passaggio, attenzione a Mbappé,
per Firmino, nel cerchio di centrocampo, controlla il pallone brasiliano, ancora Firmino in avanti per Bruno Fernandes. Attenzione qui a Kulusevski. In mezzo a cercare ancora Bruno Fernandes con l'esterno, Sadio Mané. Neymar, in area di rigore, Neymar si gira col destro! Neymar Junior realizza la sua seconda rete del match al minuto numero 79, porta a 6, rete di vantaggio da parte del Monopoli. Match completamente a senso unico, soprattutto in questa seconda frazione di gioco, quando ormai mancano meno di 10 minuti al termine. Ancora Mané in possesso del pallone, ancora Monopoli, che cerca veramente di andare avanti, realizzare ancora altre reti. Perde qui il possesso della sfera, però ne approfitta Mbappé, che allarga sulla destra verso Sadio Mané. Ancora scambio fra i due, c'è la sovrapposizione sulla sinistra da parte di Mendy. Controllo con la suola, in mezzo per Mané. Buono il primo stop, orientato, salta l'avversario, non riesce però a realizzare la rete dell'1-6. Ottimo l'intervento da parte di Alisson, che impedisce anche in questa occasione la realizzazione del gol da parte di René Colombo. Siamo già dall'altra parte con Kulusevski, area di rigore, in mezzo per Mbappé. Mbappé, attenzione, pallone che finisce fuori. Calcio d'angolo. Bruno Fernandes alla bandierina, il cross. Anzi, pallone corto per Mbappé. E finta da parte del francese, ancora pallone per Bruno Fernandes. Kulusevski muove il pallone sul perimetro dell'area di rigore qui. Attenzione, prova un sinistro da lontanissimo, comoda la presa da parte di Lloris, che va al rinvio su Mané. Quando ormai mancano meno di 2 minuti al termine, Sadio Mané salta in bello stile due avversari. In mezzo il pallone verso Mbappé, che si presenta solo davanti al portiere. Il destro a giro, il miracolo da parte di Alisson. Impedisce anche la rete della bandiera, dalla bandierina però. Mbappé, ancora René Colombo, che perde però il pallone. Siamo all'ultimo giro di orologio. Ultima azione per l'Aurora Pro Patria. Sadio Mané, l'arbitro, determina in questo istante la fine di questi 90 minuti con il punteggio di 6 reti a 0 in favore del Monopoli contro l'Aurora Pro Patria. Ed eccoci qua, Merci. Ci prendiamo 5 secondi, visto che Daniele ha un attimino un problemino con la linea, prima di ovviamente averli qua in studio. Eccolo, lo vedo che sta tornando. Ti chiedo proprio a te, a bruciapelo, come ti è sembrata questa partita, sapendo il risultato dell'andata e ovviamente come ti sta sembrando questo torneo? Allora, per quanto riguarda questo match in specifico, posso dire che, avendo sentito il tuo risultato 5-3 dell'andata, diciamo che mi aspettavo una partita forse un filino più combattuta. Di spettacolo ne abbiamo visto parecchio, però a senso unico. Mentre un 5-3 sicuramente è un match in cui entrambe le squadre riescono a trovare, diciamo, spazi nelle difese avversarie. Ecco, questo volevo dire. Per quanto Assolutamente. riguarda invece il livello del torneo, ho la sensazione che la solidità in difesa sia l'arma in più per chi vorrà vincere questo torneo. Hanno dimostrato i due player che abbiamo visto all'inizio, quindi sia Marco che Mario, di averla, e anche qui Daniele onestamente ha fatto una gran partita anche a livello difensivo. Onestamente si è visto tantissimo a livello di attacco, un po' meno a livello di difesa. Bisognerebbe vederlo impegnato contro un attacco più forte. Però in questa partita ha dimostrato assolutamente di essere di un livello superiore. Per quanto riguarda René, come abbiamo già detto in fase pre-match, sicuramente bisognerà vedere i progressi a mano che passeranno i match, per cui non è assolutamente determinato tutto. È stato sfortunato René, nel senso che a inizio secondo tempo, immediatamente sulla prima azione, ha preso il secondo gol. Da lì, come si dice in termine tecnico, ha sbracato, per così dire, per cui ha fatto un po' fatica a restare nel match. Da lì è stato tra virgolette, un massacro. Assolutamente. Bene, vedo che Daniele è riuscito ad arrivare. Stavamo parlando della tenuta mentale per 90 minuti, nel senso che Renato nel primo tempo ha tenuto testa all'avversario. Nel secondo tempo, avendo subito il secondo gol e subito immediatamente anche il terzo, diciamo che si è un pochettino lasciato andare. Uno degli aspetti, non soltanto a livello tecnico, ma anche a livello mentale, che bisogna curare a livello e-sport, ovviamente, è anche quello della tenuta mentale. Cioè di riuscire a giocare l'intero match nel migliore dei modi, cioè con il proprio A-game, come dico io, quindi con il proprio gioco migliore, ecco.
No, no, infatti io ti ringrazio Merci anche per le parole che hai speso prima nei miei confronti, che prima non si è sentito, ma appunto volevo dire che mi hanno gasato un sacco, e, tra l'altro il primo match rispetto a quello che si è visto in live è stato molto più combattuto, infatti il risultato di 5-3 un po' ha parlato. Nel secondo il gap che comunque si vede da veri giocatori sport professionisti con dei risultati rispetto a me, che comunque diciamo che sono, come dicevi tu, un bozzolo verso la crescita, si vede, però piano piano ci vuole il suo tempo, ce la posso fare. Ovviamente ho perso un po' mentalmente nel secondo tempo, infatti lì ho preso un'infossata mai vista, però tutto sommato la prima partita comunque mi ha reso onore, diciamo. Grande. Hai trovato differenze? Faccio un'ultima domanda a Renato. Hai trovato differenze nell'attaccare la difesa avversaria fra la prima, dove hai fatto 3 gol, e la seconda partita? Allora, sì, diciamo che più che altro le differenze le ho notate sul suo pressing. Magari la prima partita, forse anche un po' per conoscere come gioco, mi ha lasciato un pelo più libero, e infatti sono riuscito a infilare 3 gol. Nella seconda partita, dove comunque ho avuto delle occasioni, perché qualche occasione l'ho avuta, cioè 2 o 3 gol magari avrei potuto anche metterli, lui ha apprezzato molto di più, e infatti questa cosa ancora un po' la soffro, cioè a livello di e-sport player vedo la differenza rispetto a un giocatore di FIFA classico, cioè il pressing è davvero asfissiante, cioè ti evita di impostare manovre d'attacco. Quando si parla di solidità in fase difensiva, la si costruisce anche con un pressing asfissiante sul portatore del pallone, per cui è giusto. È chiaro che il livello superiore si dimostra anche in queste cose, nel far salire con i tempi giusti la linea del fuorigioco, nell'andare a pressare immediatamente la palla scoperta, quindi il portatore di palla avversario. Sono tutta una serie di cose che migliorano la fase difensiva e rendono un player più solido. Infatti, sì, infatti comunque vorrei fare dei grandissimi complimenti a Daniele per le 2 partite che abbiamo giocato, perché anche il suo livello si vede che è molto, molto alto, molto, molto alto. Complimenti. Purtroppo io a Daniele ovviamente faccio anch'io i miei più grossi complimenti, ma a livello di domande dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, ne posso fare ben poche, perché quello che abbiamo visto onestamente è stato un match a senso unico. Mi piacerebbe moltissimo, e così sarà appunto la prossima settimana, vederlo all'opera contro un player, diciamo così, un pochettino di spessore un po' più ampio, mettiamola così. Questo veramente è una grossa curiosità che ho, e infatti sarò in prima fila a godermi il match di settimana prossima. Anzi, andiamo immediatamente a vedere, settimana prossima abbiamo esattamente Cavese Monopoli, abbiamo, però probabilmente non giocherà Daniele, ma giocherà l'altro ragazzo per il Monopoli, credo, eh? Ah no, giocherà, sì, perché Monopoli gioca con 2 ragazzi, per cui ci sarà il cambio a livello di player. Mi prendo l'appunto, Daniele, ti riguarderò, non ti preoccupare, arriverà il momento in cui ci riguarderemo, non ti preoccupare, perché ho proprio la curiosità di vederti contro una squadra un pochettino più solida, ecco, qualche player di livello, perché oggi hai fatto veramente la figura del fenomeno, questo bisogna dirlo. Tanto il torneo è lungo, ci sono un botto di partite da giocare, potrei vedere. C'è tutto il tempo. Allora, si è concluso il match di ritorno fra Albino Leffe e Cavese con il punteggio di 4-2 in favore dell'Albino Leffe, per cui si chiude la classifica della prima giornata con 6 punti l'Albino Leffe e il Monopoli e 0 punti per la Cavese e la Propatria. Settimana prossima avremo come sfide Cavese Monopoli e Albino Leffe Propatria, e possiamo direi chiudere, Sev? Possiamo ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e guardando, ringraziamo in particolare i ragazzi che abbiamo qui con noi, quindi ringraziamo Renato Colombo e Daniele Formica.
Ringrazio io te, Seb, per l'ospitalità e per la bella compagnia, e do un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo e guardando, e soprattutto vi do appuntamento sui social di We Arena e anche appuntamento a venerdì prossimo per la seconda giornata di questo campionato. Assolutamente, assolutamente. Sì, grazie Merci, ovviamente auguriamo una buona giornata a tutti quanti. Grazie a tutti e buona serata.